Allora, iniziamo così. Articolo 2,1 del decreto legislativo 127/2015, che prevede che la fatturazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate tramite un supporto telematico. Telematico, esatto. Ok. Oggi siamo qua con Eric, che è il fondatore di Kingdom.com, esatto. Ok. Spiegaci un po' cos'è questa news bellissima, tra l'altro. Assolutamente bellissima. Sì, diciamo che è una news che è stata introdotta con la legge di bilancio 2020, è stata già approvata dal Senato, anche alla Camera, quindi diciamo che è partita. Cosa vuol dire, diciamo, questa novità? Vuol dire che dal 2019, in realtà, c'è stata la graduale sostituzione della ricevuta fiscale, che abbiamo sempre fatto tutti, cartacea, esatto, con degli strumenti proprio digitali. Questo perché l'Agenzia delle Entrate vuole avere una comunicazione più diretta con artigiani, commercianti, diciamo tutte quelle professioni al minutaggio. Ok? E quindi è subentrata questa novità. Ok. Io ho visto che c'è un'informazione pessima, c'è pochissimo supporto. Io ho tantissima gente che mi scrive: Sergio, tu che cosa farai? Non lo so, perché non ho trovato niente. A parte voi, c'è poca info. Ho provato a chiedere anche ai classici Olivetti piuttosto che. Ma tutti non sanno ancora cosa fare. Non guarda, c'è stato nessuno. No. Samap piuttosto che nessuno. Esatto, guarda. È stata la stessa identica roba per le SRL nel 2018, quando ci hanno imposto di emettere fatture elettroniche ai nostri fornitori e ai nostri clienti. C'è stata una disinformazione totale, anche da parte dei nostri commercialisti, perché fino all'ultimo, quindi fino all'approvazione del bilancio, non sanno le regolamentazioni. Proprio adesso sapranno cosa fare e come adeguarsi. Noi ovviamente ci siamo attrezzati. Abbiamo iniziato a lavorare già da novembre, perché supponevamo che entrasse questa legge in vigore, e quindi abbiamo creato un nuovo prodotto che stiamo lanciando sul mercato. Siamo forse le persone più informate in questo momento. Commercialista, rido perché il mio fa, è messo le ferie, ma ne riparliamo a gennaio. No, è gennaio! Parliamo a gennaio. E tutto parte da gennaio, ci sarà una proroga piccolissima. Sì, c'è una piccola proroga, ma come ti ho detto prima, attenzione, non vuol dire che non c'è da adeguarsi, vuol dire che c'è da comunque informarsi, cioè da avere preventivi, in modo tale che se nel primo mese e mezzo dovesse venire un controllo, almeno potete dire: bene, mi sto informando, mi sto adeguando. Ovvio che in questo mese non potete emettere scontrine ricevute in maniera cartacea, neanche se siete minimi o forfettari. Questa è la cosa esatto, importante, perché prende tutti. Prende tutti. Di base, la cosa importante da capire è che tutte quelle professioni, artigiani, che prima emettevano ricevuta cartacea non possono assolutamente più farlo. Tattoo e no, idraulici, qualsiasi tipo di professione, e anche tatuatori. Ok, la vostra è quindi un'app, cioè funziona tutto tramite app, quindi dispositivi desktop, PC, tablet, sì. Esattamente, diciamo che noi abbiamo due prodotti principali. Uno lo diamo agli studi, quindi agli shop manager, per gestire proprio il check-in e il check-out dei clienti, quindi fare anche una vera cassa digitale, non deve essere una cassa di quelle vecchio stampo, di come dicevamo prima, ma una cassa digitale. Mentre per i tatuatori singoli in partita IVA, minimi o forfettari, abbiamo un'ulteriore soluzione, una soluzione un po' più smart, un po' più leggera, che è un'applicazione. L'applicazione la si può scaricare dall'Apple Store, si chiama Inkdom Artist, si può attivare il servizio di fatturazione elettronica, la chiamiamo così, viene attivato un OSD, che è un codice che viene collegato al nostro cassetto previdenziale fiscale, sul quale andiamo a comunicare i nostri corrispettivi, andiamo a comunicare le nostre uscite e entrate dei nostri fornitori, diciamo. Ok. Serve stampare comunque qualcosa dall'app? Possiamo fare tutto via mail o come? Allora, funziona? Assolutamente sì. Diciamo che la legge dice che non si è obbligati ad emettere uno scontrino fiscale, non c'è più questo obbligo. Però deve essere emesso un documento commerciale, in modo tale che ci sia un giustificativo per il servizio appena eseguito. In modo tale che se il vostro cliente esce dallo shop, quindi dal tattoo studio, e ci fosse un controllo, almeno ha qualcosa da giustificare, un riscontro da mostrare. Questa è la cosa importante. Ok.
Ci vuoi dire i costi di questa qua, dei servizi che, sì, che avete con Freecat? Ah, diciamo che quello che abbiamo cercato di fare è un'applicazione molto semplice, veramente, veramente molto, molto semplice, perché sappiamo che avete tantissime cose da fare, quindi abbiamo voluto semplificarvi il lavoro. Quindi davvero provare per credere. Se volete anche contattarci, facciamo vedere una demo. L'applicazione fino al 15 gennaio, quindi abbiamo allungato la promozione. Siete già in ritardo, tra l'altro. Siamo, sì. No, l'applicazione è già attiva, ma fino al 15 gennaio abbiamo una promozione e l'app costerà più o meno meno di 14 euro al mese, quindi è veramente molto economica rispetto a quello che c'è sul mercato. Molto più economica rispetto anche ai vostri commercialisti, perché vi spareranno 400-500 euro per... Sì, ma anche le varie casse piccole, brutte, sì, orribili, meno di 600-700 più IVA, zero, quindi cioè, voglio dire... Sì, sì, assolutamente. Sarebbe comunque una spesa... E ricordati che non basta una cassa, ma ci vuole una cassa per ogni partita, sì, IVA all'interno dello studio. Anzi, serve una stanza per mettere le casse del tuo studio, perché non ci sarebbero più. Oltre alla mera fatturazione che potete trovare come servizio sulla nostra applicazione, abbiamo, diciamo, correlato questa applicazione con ulteriori servizi sempre legati al verticale, quindi al mondo del tatuaggio. Cosa intendo? Intendo dire che abbiamo un supply, facciamo dei gruppi di acquisto, quindi diciamo che tendiamo ad avere un attimino i prezzi un pochino più bassi perché facciamo gruppi proprio d'acquisto. Abbiamo delle academy, l'ultima academy l'abbiamo fatta con Sua Maestà Stizzo, quindi diciamo è andata molto, molto bene, cerchiamo di organizzarne uno al mese, e abbiamo dei sistemi di finanziamenti per le sedute, quindi un altro prodotto che è piaciuto davvero tantissimo ai nostri tatuatori. Interessante poi, sì. Sì, ma la gestite tutto sempre tramite app? Tutto all'interno dell'applicazione, vedrete tutti i servizi, ognuno ha un nome, ognuno ha un'icona, quindi vi basterà, ovviamente l'app è gratuita, potete scaricarla gratuitamente, potete vedere i nostri servizi, sono tutti ovviamente gratuiti fin quando non compri magari dal nostro supply oppure non acquisti la fatturazione elettronica. Ah, quindi nel 14 euro non c'è il mettitore macchinetta? No. No, scherzo. Mentre prima mi parlavi di un servizio invece più grosso, dove è un gestionale di tutto lo studio. Sì, cioè, esattamente. Come funziona? Sì, diciamo che il gestionale è anche il nostro gioiellino, ci abbiamo impiegato tantissimo per svilupparlo, l'abbiamo testato in diversi paesi in Europa, soprattutto in Spagna, in Francia, grazie alla nostra collaborazione con Wala, diciamo l'abbiamo testato su 20.000 studi, quindi sono tanti. L'abbiamo portato in questo momento in Italia. Io proprio andavo... 20.000 studi. E diciamo che è un gioiellino, nel senso che semplifica tutto quello che è il lavoro della shop manager o dei shop manager, quindi tutto quello che è la gestione dei guest, la gestione dei collaboratori all'interno del studio, quindi dei tatuatori, di tutto il materiale e ovviamente della cassa, quindi check-in e check-out, quindi creazione dello scontrino per il cliente, ok? Scontrino digitale, ovviamente. Agenda, appuntamenti, mandiamo un reminder il giorno prima dell'appuntamento tramite SMS, tutto in automatico, lo shop manager non deve più chiamare nessuno, non deve più fare niente. Pensando se lo shop manager serve. No, serve ancora, perché comunque l'impostazione è importante, per farla funzionare bene ci serve qualcuno che ci stia un attimino dietro. Ovvio che semplificherà notevolmente il lavoro, quindi tutti i reminder, tutte le mail, le comunicazioni, ad esempio il consenso informato, voi lo fate cartaceo in questo momento. Bene, sapete che dovete conservarlo per X anni, se non sbaglio 10. Bene, noi lo facciamo tutto in digitale. Viene mandato un SMS al cliente, ok? Il cliente compila sul proprio smartphone il consenso informato. Sono sano di mente, non ho infezioni, non ho malattie. E varie bugie. E viene inviato al nostro gestionale e al tatuatore che dovrà eseguire il tatuaggio. Quindi tutti sapranno sempre, diciamo, avere un riscontro di quello che è il consenso informato del proprio cliente. Siamo molto avanti. Siamo nati per questo. Per me. Vuoi leggere tutto il decreto? No, è vero. Allora. No, panico. Va bene, penso di aver detto tutto. Ringraziamo Eric per essere stato con noi. Qua sotto vi lascio il link del loro sito web, anche sui suoi, anche il cellulare suo, perché se volete chiamarlo anche nelle feste di notte, così Grandi. Potete farlo tranquillamente. No, a parte gli scherzi, sotto vi metto tutti i contatti. E ringraziamo Eric. Grazie a te. Figurati. Ciao. È stato un piacere. Buone feste. E mettetevi in regola. Subito.